leggendo i messaggi che mi state mandando e i commenti sotto la foto e mi fanno troppo ridere. Una ragazza mi ha scritto che a lei le dicevano di stare attenta a che posizione prendeva mentre dormiva perché poteva soffocare il bambino durante la notte. Ma cioè, come può pensare solo anche di dire una cosa del genere? Boh, poi magari sarò esagerata, io sarò strana io, però a me queste cose veramente mi mandano in bestia, mi fanno troppo ridere, le trovo veramente assurde. Comunque sono contenta di leggere soprattutto e di vedere che non sono l'unica che la pensa così, perché in questi mesi, vi dico, ne ho ricevute veramente di ogni e alcune sono quelle che ho scritto e vi ho riportato, ma ce ne sono alcune veramente. Però sono contenta che se ne parli, ecco, e sfatiamo un po' questi miti, queste leggende. Ripeto, l'avevo detto anche nei mesi precedenti, ovviamente ci vogliono delle accortezze, anche a me a volte vengono magari dei dubbi che dico, vabbè, ma che stupida solo averlo pensato, però credo sia normale che vengano questi dubbi, le preoccupazioni e mi confronto subito con l'ostetrico, col ginecologo. Però ecco, l'importante è viverla con tutta la serenità. Io proprio me la sto godendo, sempre facendo attenzioni, con delle accortezze sicuramente, però godersela credo sia la cosa più giusta, e non avere troppe ansie o paranoie assurde, perché secondo me se uno ha troppe paranoie, troppe ansie, non arriva da nessuna parte, poi rischia anche di non godersela, di viversela male, no? Ma in gravidanza, ma come nella vita di tutti i giorni, credo. Vi faccio l'esempio: qui sul catamarano devo stare sicuramente più attenta, quindi a parte che devo stare attenta sempre perché c'è il rischio sempre di cadere, o se c'è il mare mosso, di fare una brutta fine, di cascare in mare, eccetera, eccetera. Quindi a prescindere bisogna sempre stare attenti, ma soprattutto adesso, visto che ci sono delle cime, ci sono dei dislivelli, quindi devi stare più attenta per non cadere o per non inciampare. Quindi sono tutte delle accortezze. O come se si prende il tender, bisogna stare attenti a non andare troppo veloce perché si rischiano di prendere delle botte che non farebbero bene. Ecco, tutte queste cosine, ma privarsi di fare delle cose assolutamente non mi sembra il caso. Poi, ripeto, dipende sempre da gravidanza a gravidanza. Per le gravidanze a rischio con problemi, sicuramente bisogna stare più attente lì. È sicuramente tutto un altro discorso, si va a parlare più nel dettaglio e solo è una cosa soggettiva, è solo il ginecologo, i dottori che seguono quella gravidanza possono dirlo. Io ho un'amica che aveva dei problemi, se non mi ricordo cosa, e ha dovuto fare gli ultimi 4 mesi a casa per forza, senza andare in giro, fare movimenti strani, lì per forza di cose non puoi fare niente di che, ecco, però dipende dal caso, quelli sono altri casi. Comunque parlo a bassa voce perché c'è ancora il buon Serpella che sta facendo un riposino perché stamattina si è svegliato alle 5:30, 6 per seguire la navigazione. Siamo partiti per fare Vulcano, Salina, Prestina. A lui piacciono queste cose, quindi è uscito con la sua giacca. Tra l'altro c'era una sorta di tempesta, di temporale, mare mosso. Quindi è rimasto su a fianco del capitano, dello skipper. E a fargli compagnia, ecco, diciamo, durante la navigazione. Adesso però è un po' stanco, quindi si sta un po' riposando. Oggi il tempo non è dei migliori, ieri sera abbiamo trovato un mare mossissimo, oggi un po' coperto, però adesso dai, il mare siamo a Salina, il mare calmo per ora, magari dopo scendiamo a fare un giretto. Tra l'altro Ricky durante la navigazione ha visto i delfini e ha fatto dei video, adesso ve li mostro. Ma ti sei fatto i tatuaggi in gravidanza? Dove? Ovunque.
Manuel che dice: no, pranziamo pure alle 2:15 perché ho fatto colazione tardi. 13:15 mangia le patatine, anzi le popcorn. Popcorn toy. Tirare cosa va giusto. Inoltre piaceva.